tlak 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 tlak. Chi siete? Chiedo. Einstur sende noi bauten. Tlak 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 tlak. Noi siamo presse idrauliche e robot. Tlak 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 tlak. Noi qui attualmente viaggiamo a 1800 pezzi l'ora. Noi siamo il cuore pulsante della del Grosso S.P.A. Tlak 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 tlak. Allora, del Grosso S.P.A. è nata nel 1951 da mio padre, Mario Del Grosso, che ha iniziato un'attività di produzione di ricambi per accessori per la Lambretta e per la Vespa. Alla fine degli anni 50, inizio degli anni 60, gli è capitata l'occasione di poter approcciare le lavorazioni sempre metalmeccaniche, ma di imbutitura per la produzione di filtri conto terzi. E così è nata un po' l'idea di entrare in questo settore della filtrazione, fino a metà degli anni 70 producendo conto terzi, e successivamente la produzione di filtri, non solo olio ma anche aria, gasolio e carburante, sono stati prodotti con un marchio aziendale, Clean Filter. E dal 1979 questo marchio viene distribuito in Italia e soprattutto all'estero. Attualmente noi esportiamo circa il 60% della nostra produzione, la esportiamo in tutta Europa, nell'Europa dell'Est, nei paesi del Nord Africa, nei paesi del Dom Tom, cioè tutte quelle che sono le vecchie colonie francesi in Africa. Continuiamo ad avere la parte preponderante del nostro fatturato fatto col nostro marchio Clean Filter, che viene distribuito anche con delle piattaforme logistiche sia in Italia che in alcuni paesi europei come la Francia, Spagna, e abbiamo progetti appunto di ulteriore sviluppo sempre tramite queste piattaforme logistiche che permettono di offrire maggior servizio alla clientela. Il nostro obiettivo degli ultimi anni è quello di focalizzarci su delle produzioni particolari, di puntare più che sull'automotive inteso come auto e trazione di camion leggeri, su tutto quello che riguarda il ricambio per camion, heavy duty e tutto il settore dell'agricoltura. Negli ultimi due anni stiamo approcciando dei mercati nuovi che affiancheranno il settore automotive, che riguardano la filtrazione del gas e dell'acqua. La nostra azienda è gestita in maniera ancora familiare perché siamo giunti alla terza generazione. Io gestisco l'azienda con mio fratello, io mi occupo della parte amministrativa, lui della parte, diciamo, acquisti e produzione, e negli ultimi anni siamo molto fieri che fa parte del nostro staff anche la terza generazione, qui presente Alessandra, che ci aiuta in tutto quello che è il controllo di gestione. In questo periodo Alessandra, oltre che il controllo di gestione, sta anche facendo un'operazione di coordinamento su gli area manager, i direttori commerciali delle aree sia Italia che export, al fine di poterci concentrare maggiormente nella ricerca di nuovi sbocchi, nuovi canali distributivi. Fino a pochi anni fa, mesi fa, i nostri distributori dei vari paesi europei acquistavano una volta al mese delle forniture e con piccoli riordini eventualmente di consolidamento nel corso del mese. Attualmente noi li aiutiamo con un nostro magazzino centrale che fa da stock centrale e forniamo loro settimanalmente in maniera da poter permettere loro una maggiore performance dei loro magazzini, e quindi abbiamo puntato ad offrire questo maggior servizio capillare alla nostra clientela. Affiancato a questo tipo di servizio, ovviamente abbiamo deciso di avere delle piattaforme distributive, quindi dei magazzini di depositi sparsi in Europa, sempre per poter offrire servizio, perché noi riteniamo che qualità e servizio siano degli elementi vincenti per poter supportare un mercato nervoso come quello attuale.